Come anticipato all'inizio del TG, torniamo a collegarci col direttore Gianni Rossi in redazione, al quale chiedo subito, direttore, una situazione veramente inedita, quella posta in essere dall'ultimo decreto. Italia zona protetta, e quindi le chiederei cosa comporta per i nostri concittadini, per i pratesi anche. Talmente inedita che sembra di essere sulla scena di un film apocalittico. Ma ora la parola d'ordine è responsabilità e la sua prima traduzione è, ce lo stanno dicendo in tutti i modi, stare a casa. Stare a casa significa che, salvo le esigenze di lavoro, ogni qualvolta ci viene in mente di uscire, ci dobbiamo domandare se quell'azione è davvero indispensabile. Nella quasi totalità dei casi non lo sarà, e allora dobbiamo restare in casa. Stare in casa significa niente passeggiate, significa non incontrare amici, parenti, familiari, se non per inderogabili necessità. Cosa potrà succedere nei prossimi giorni? Ovviamente in tanti ci ascoltano, in tanti ascoltano i nostri servizi. Cosa ci dobbiamo aspettare? A Prato, tutto sommato, viviamo una situazione ancora abbastanza tranquilla, sotto controllo. Cosa ci dobbiamo aspettare? La situazione potrebbe evolversi anche in modo ulteriormente negativo. Dobbiamo affidarci alle istituzioni, dobbiamo affidarci agli operatori sanitari, al sistema sanitario, al grande sacrificio e alla grande dedizione che in queste settimane, in questi giorni, stanno mostrando di fronte all'intera comunità. Ma soprattutto, ripeto, dobbiamo affidarci alla nostra responsabilità. Tra i tanti video, le tante battute che sono circolate in questi giorni nelle chat di tutti, ieri me ne è arrivata una particolarmente azzeccata. C'era scritto: ai nostri nonni la patria ha chiesto di andare in guerra, a noi chiede di stare sul divano. Ovviamente in queste situazioni i cittadini si chiedono, anche da persone, quali sono, da esseri umani, perché è possibile trovare un senso in quello che ci sta accadendo. Ogni vicenda, anche la più drammatica, non sarà vana se aiuta a ritrovare noi stessi. Credo che questa vicenda del coronavirus ci aiuta ad aprire gli occhi su due pilastri che per troppo tempo abbiamo messo ai margini, eppure sono pilastri della nostra vita, la persona e la comunità. Ci credevamo onnipotenti e basta un virus per mandarci invece in tilt. La catena dei contagi ci mostra come siamo fatti di relazioni, e le relazioni significano comunità. Dobbiamo avere a cuore il bene di ciascuno, di tutti e dell'intera nostra, appunto, comunità. Tutti in questo momento stiamo chiedendo più protezione, stiamo chiedendo più servizi, stiamo chiedendo più sanità. Ce lo ricorderemo anche quando tra poco andremo a pagare le tasse? Grazie direttore, ovviamente una riflessione che poi innesca tante altre riflessioni, con la speranza anche di ritrovare quel senso di comunità di cui lei parlava.